È arrivato il momento di un nuovo Q&A. Come sapete, mi piace dare un tema ai miei Q&A, così che non siano troppo dispersivi, generalisti e randomici. Come sapete, non fate mai le domande in tema. Speriamo che a sto giro sia andata meglio. Ho scelto il tema della paura. Mi è venuto in mente dopo l'incontro ravvicinato con il ragno in macchina da tonno. E i più attenti di voi mi hanno segnalato che è un tema che ho già trattato in un altro Q&A e io non mi ricordavo, per cui spero non vi ricordiate neanche voi e lo ritrattiamo. Tanto il tempo passa, la vita cambia, le paure anche mutano, quindi direi che ci può stare riprenderlo. Mi sto arrampicando sugli specchi e non mi ricordavo, vi giuro di averlo già trattato. Pace, ormai è troppo tardi. Iniziamo! Mi avete fatto le domande sulla pagina Facebook. Chi di voi non ha mai messo mi piace alla pagina Facebook, la trovate in descrizione. Andate, grazie. Dunque. Ognuno ha una concezione diversa di paura, quindi definiscila a modo tuo e abbinala a 5 oggetti, animale, persone, quello che vuoi, 5. 5. Allora, io non ho mai riflettuto più di tanto sulla mia concezione di paura, però posso provare a farlo insieme a voi. In realtà non è che ognuno ha la propria definizione di paura, secondo me la propria concezione di paura, è che esistono tante paure diverse, tanti aspetti che la paura può colpire. La paura è un sentimento e può manifestarsi in diversi campi della vita. Per farla semplice, ti do questi 5 soggetti che mi causano paura. Ragni, abbiamo visto. Slender, il videogioco. In generale possiamo dire tutto ciò che è horror. Sono abbastanza debole da quel punto di vista. L'essere colto impreparato. E possiamo collegarci al quarto punto, che è il fallimento. Il deludere chi mi sta a cuore e coloro per cui provo rispetto. Questo Q&A sarà abbastanza tragico e deprimente, ma vabbè. Cercherò di trattarlo in maniera abbastanza spensierata come al solito. Hai mai avuto paura di svegliarti un giorno e renderti conto di aver perso tutto? Niente amici, niente YouTube. YouTube, niente famiglia, ritrovarti completamente solo. Hai paura della solitudine? Sì, io ho molta paura della solitudine, anche perché mi ritrovo spesso in realtà solo in molti momenti, sia a livello fisico, nel senso che sono proprio da solo per giornate intere, ed è un po' il motivo per cui mi piace fare daily vlog, perché non sono mai realmente da solo. E anche del rimanere solo concettualmente, nel senso non avere più nessun appiglio. Non quindi solo in quell'istante, ma come hai detto te, perdere tutto. Perdere tutto mi fa abbastanza paura, perché tutte le piccole cose che ho sono cose per cui ho investito tempo, sono cose che ho iniziato a coltivare anni fa, anni e anni fa. E di colpo perdere tutto, un pochino mi farebbe girare i coglioni. Poi non ho detto che non me la caverei lo stesso, perché mi attaccherei a un MMO e io finché sono su un MMO, su un videogioco, non penso a nient'altro, sono concentrato lì ai problemi della vita. Ciaone! Però no, vabbè, scherzi a parte, ovvio che mi fa paura. Penso che ogni youtuber abbia paura che da un giorno all'altro YouTube fallisca. Penso che ogni essere umano abbia paura che da un giorno all'altro gli amici lo abbandonino. Io penso di essere abbastanza forte su alcune cose, nel senso che sono in realtà più che forte me ne freghista. Quindi sopravviverei, ma ovviamente mi fa paura come farebbe paura a tutti. E chi dice di essere superiore a tutto, di non avere paura di chi si è, mente spudoratamente. Ragazzi, qualcuno fermi Nick, cioè sta sfruttando le zampe di gallina morta per fare visual, aiuto. Nicolas, la smetti di fare storie su Instagram in continuazione? Grazie. Hai paura di impegnarti a costruire qualcosa con una persona, riuscire ad avere un rapporto così bello da vederlo nella tua quotidianità a lungo termine, senza esserne minimamente spaventato? E di ritrovarti tutto ad un tratto privato di tutto questo? Ragazzi, torniamo al discorso di prima. Chiunque avrebbe paura di una cosa del genere. E io penso anche però che non bisogna porsi dei paletti, porsi dei limiti all'inizio. Certamente. Qualsiasi cosa in cui ci si impegna, si ha paura che a un certo punto possa terminare, possa andare male, e che quindi tutto il tempo che ci sia dedicato vada a rotoli, cioè vada a puttane, sia stato sprecato. Adesso è una cagata, però io mi sono rotto una gamba e ho sputtanato mesi di preparazione atletica con l'Ultimate Frisbee, mesi di impegno che mi avevano fatto nel mio piccolo comunque guadagnare un posticino da panchinaro nella Serie A. Mi sono rotto un piede per uno sgambetto di merda, quindi per una cavolata, e ho perso tutto. E dovrò ricominciare da zero per riguadagnarmelo. È una cosa che comunque mi carica. Certamente. Mi ha fatto anche arrabbiare, certamente. Però non avrei mai pensato, non faccio sport perché se mi faccio male va tutta puttana. Non mi impegno in qualcosa, non mi faccio i miei viaggi mentali, non sogno qualcosa perché ho paura vada male. Bisogna buttarsi. Scusate la filosofia di questo discorso, ma la vita sarà un continuo salto nel vuoto, un continuo immergersi nello sconosciuto più totale. Se non fosse così, che palle! Se fosse banale la vita, che due maroni, se fosse tutto sicuro. Infatti io non riesco a capire bene chi fa di tutto per avere un qualcosa di sicuro e sta bene così, con quello.
trova un lavoro che non gli piace, che però gli garantisce di arrivare a fine mese, e vive nella continua tristezza del non punto sempre a qualcosa di più. Secondo me bisogna sempre cercare di salire un gradino alla volta, se ci si ferma alla fine. Quindi ovvio che ho paura che qualcosa in cui mi impegni, che può essere una relazione, come mi hai chiesto te, come hai detto te, che può essere fare video, che può essere studiare qualcosa, che può essere mettersi in gioco, anche iniziare un lavoro, qualsiasi cosa. Che cazzo stavo dicendo? Ovvio che mi fa paura, ma è una paura positiva. È una paura che ti tiene sul pezzo. È una paura che ti fa dare sempre il 100%. Non deve essere una paura che ti blocca, perché se ti fai bloccare da paure del genere, stai fermo lì, non azzardi. E fidati che a un certo punto ti accorgi che quello che sembrava essere felicità è in realtà un accontentarsi e un adagiarsi su delle false sicurezze. Potrei fare il motivational coach. Spero che si sia capito quello che ho detto. Parlando più della relazione che quello che mi hai chiesto te, perdonami il divagare. No, se mi piace una persona, se mi trovo bene con una persona, che può essere un amico, una possibile fidanzata, un possibile fidanzato, qualsiasi cosa, do tutto me stesso. Magari tutto me stesso in realtà è poco, però mi ci butto, cerco di godermela al 100%. Perché frenarsi? Se a un certo punto ti ritrovi privato di tutto quello, e quindi realizzi di aver sputtanato del tempo, non è sputtanato, stai realizzando una cosa sbagliata. Perché qualsiasi cosa, anche finita male, ti ha formato, ti ha creato una base, delle conoscenze, ha creato quello che sei te in quel momento. Per cui, sti cazzi, se è andata male, ci hai provato. Avrai sempre meno rimpianti nel provare qualcosa e fallire, o vederla fallire, piuttosto che non provarci proprio, secondo me. Hai paura che il format di Space Valley possa essere utilizzato impropriamente da youtuber più grandi di voi e quindi renderlo automaticamente troppo utilizzato? Beh, qualsiasi format che magari su YouTube Italia non era presente, che arriva e fa un po' di successo, a un certo punto verrà, non dico copiato, ma fatto da altri. È successo così anche con Relative, con le Candid Camera. Noi The Show abbiamo iniziato e poi sono spuntati un sacco di canali più piccoli che hanno iniziato a farlo, o canali più grossi si sono convertiti nel farlo. Non è un problema, perché finché tu hai le tue convinzioni, vai avanti per la tua strada, fai qualcosa che piace a te, qualcosa che cerchi di rendere il più originale possibile. Se lo fanno altri, sti cazzi, siamo tutti diversi, i canali sono tutti diversi, non avrai mai lo stesso prodotto. Poi, vabbè, ovviamente secondo me ci vuole un po' di buon senso ed evitare di copiare spudoratamente, ma a questo penso ci arrivino tutti. So che macabra, ma hai paura di morire? Di quello che c'è dopo più che altro, tipo paradiso, inferno, reincarnazione, nulla, quello che vuoi. A quello che c'è dopo non ci penso, nel senso che quello che è, non ci ho mai riflettuto più di tanto. Paura di morire, sì, ma non mi faccio né frenare né motivare dalla paura di morire, perché la paura di morire ti può motivare, perché devi riuscire a fare, a vivere il più possibile prima di morire, o ti può abbattere perché dici tanto muoio, che cazzo faccio a fare che tanto muoio. No, io mi godo la vita com'è, quando sarà sarà. Quando leggi notizie di ragazzi anche giovani che muoiono investiti o per incidenti e cose del genere, un po' di scaga ti viene, perché capisci, realizzi che la morte può arrivare da un momento all'altro. Per questo bisogna comunque cercare di vivere la vita, torno al discorso di prima, al 100%. Godersela e fare qualcosa che ti piace. Non capisco che l'adagiarsi, lo stare bene, arrivare a fine mese, cose del genere, possa appagarti, ma secondo la mia visione della vita è un po' sprecato. Poi ovviamente siamo tutti diversi, ognuno ha la propria concezione, ma io non ho mai conosciuto nessuno veramente felice senza che coltivi un proprio interesse, una propria passione, oltre all'adagiarsi. Quelli che si adagiano e basta, non ne ho mai conosciuto nessuno veramente felice. Non hai paura che Tonno un giorno possa decidere di aprirsi un canale tutto suo e che circa tre quarti dei tuoi fan, se non tutti, ti abbandonino per lui? Sì, ma no, io a Tonno gli ho sempre detto: Tonno, devi aprire un canale. Tonno, apri un canale! Perché sarebbe una miniera d'oro. No, vabbè, secondo me sarebbe bravissimo. Infatti, ragazzi, convinciamolo ad aprirsi un canale. Dai, lo chiama Tonno Power. Se questo video arriva a 7000 mi piace, vi giuro che costringo Tonno, a costo di picchiarlo, ad aprirsi un canale. Solo se non mi abbandonate, grazie e prego, ciao. Quando penso al mio futuro professionale, relazionale, sociale, eccetera, non vedo alcun punto fermo e nessuna certezza. Ma non riesco ad avere paura. Sarà incoscienza o maturità? Anche qua, secondo me, siamo tutti diversi. Secondo me, la cosa più normale e più umana è avere un minimo di paura quando non si hanno appunto certezze. Non sai a cosa stai andando incontro, c'hai paura, l'ho detto prima. Ma è anche giusto ignorarla oppure sfruttarla. Non è incoscienza e probabilmente non è neanche maturità. Non ti so dire che cosa sia. Credi che in qualche modo la paura di determinate cose abbia influenzato la tua vita? Se sì, quanto e come? Beh, una volta sono andato a dormire in sala perché ho trovato un millepiede in camera. Se non avessi dormito in sala, chissà cosa sarebbe successo. Vabbè, io devo dire che mi ritengo sempre stato abbastanza coraggioso per alcune cose. Sicuramente al 100% la paura ha influenzato la mia vita quando si parla di relazioni con il prossimo e con le ragazze soprattutto. Lì sono sempre stato un grandissimo, eccellente
fifone. E lì davvero, che cosa sarebbe successo se non avessi avuto paura? Non lo sapremo mai. Per quanto riguarda un discorso più tipo youtubico, anche qui la paura mi ha abbastanza influenzato, perché prima di questo canale io ne ho avuti altri, prima di Relative anche, che per paura non ho portato avanti, perché ero incappato in dei problemi tipici degli youtuber. Problemi che mi hanno fatto abbandonare. Ma vedete che l'avere paura non sempre nuoce, perché l'abbandonare quei progetti mi ha fatto iniziare Relative, che mi ha fatto iniziare questo canale, che mi ha fatto iniziare Space Valley. Ti fa paura il futuro? Se ci penso intensamente, un pochino sì. Però no, io sono uno che sta molto bene se riesce a coltivare le proprie passioni e se riesce a fare quello che gli piace. E non sto dicendo che sti cazzi di tutto, dei soldi, voglio fare quello che mi piace. No, però riuscire a ritagliarsi almeno un po' di tempo per avere una vita equilibrata, né troppo fissata né troppo spensierata. Hai ancora paura dei mostri del buio ora che non c'è Frank in casa? No, mi sto abituando abbastanza bene a dormire da solo, però ho sempre avuto un sacco paura. Tipo, per anni ho guardato dentro l'armadio prima di andare a letto, per anni ho avuto la lucina in camera durante la notte. Adesso, cioè, ovvio, se sento dei rumori impazzisco, però tutto negli altri vi mettete paura l'un l'altro da stronzi. Ah, tipo gli scherzi. No, ogni tanto capita che spaventiamo Tonno, perché è il più bullizzabile, ma no. Hai paura del paranormale o di altre cose come gli alieni? Sì, sì. Tipo i video su YouTube dei fantasmi, delle cose paranormali mi fanno cagare in mano, vi giuro che non ci dormo. E una volta sono sicuro di aver visto gli alieni e anche lì mi sono cagato in mano. Un UFO ho visto, sono sicuro. Tutta la spiaggia l'ha visto. Hai paura di non avere paure, quindi di aver paura della paura stessa? Ah, leggendo qua mi è venuto in mente che tra le paure elencate prima anche i ladri. Facciamo un 6, ladri. Hai mai paura di non riuscire a raggiungere le tue ambizioni nella vita? No, perché non ne ho. Cioè, cerco sempre di fare il meglio che posso in tutto quello che faccio. E cerco di pensare anche al meglio che potrei raggiungere facendo una determinata cosa. E ci punto. Però non sono vere e proprie ambizioni. Sono un obiettivo, ma anche il percorso verso questo obiettivo mi fa stare bene. Perché non sogno l'obiettivo. Mi piace il percorso. Sto già bene qua. Quindi anche se non dovessi arrivarci, se riesco a godermi il percorso, sono già a posto. Hai paura che tu possa rompere anche questo quinto paio di occhiali? Sì! E secondo me tra un po' succederà. Stanno diventando deboli. Hai mai avuto paura di perdere il tuo gruppo di amici per un semplice litigio? Litighiamo spesso, sia in maniera stupida che in maniera pesante, per varie cose che non sto a dirvi. E sì, in quei momenti un pochino di paura viene, ma sono sempre abbastanza sicuro che non possa succedere, a meno che non succeda qualcosa di veramente grave. Siamo tutti molto legati da molti anni, ormai posso dire che siamo abbastanza stabili. Adesso l'ho gufata e domani qualcuno di loro mi accoltella. Non hai paura di essere giudicato male dalla gente visto che ti esponi in modo pubblico every day? Aia, mi sono dato una botta sul tatuaggio. Comunque la mia risposta è no. Come ho già detto, me ne frego abbastanza di quello che pensano gli altri, ma soprattutto io sono abbastanza sicuro di quello che faccio e sereno, quindi vivo secondo il concetto di se piace a me va bene. Ritengo di riuscire a pensare in maniera abbastanza obiettiva. Ovvio, come a qualsiasi essere umano, le critiche mi fanno male, soprattutto di primo impatto. Poi riflettendoci riesco a superarlo. Quindi che mi giudichino, non faccio nulla di sbagliato. Hai mai avuto paura di Tonno? Beh, Tonno spesso ha dei comportamenti strani e fa un po' paura. In questo periodo sta succedendo davvero di tutto. Si sente sempre al telegiornale notizie di tantissimi attentati in tutto il mondo. Cosa ne pensi? Tu hai paura di andare in giro oppure sei tranquillo e non ci pensi? Il terrorismo, se ti mette paura di andare in giro, ha vinto. È proprio quello che vogliono. Quindi sto tranquillo perché non voglio che l'abbiano vinta. Si capito? Hai mai avuto paura guardando un film horror tanto da non dormire la notte? Sì! Dopo che ho visto Saw 1, io ho controllato dentro gli armadi tutte le notti prima di andare a dormire per anni. Sul serio. Qual è la paura che augureresti al tuo peggior nemico? La paura di mettersi in gioco. Hai paura che Tonno un giorno diventi un tonno mannaro e ti spreni nel sonno? Sì. Hai paura di qualche animale in particolare? Gli squali mi hanno sempre fatto una gran paura. E in generale tutte le creature sottomarine. Tipo io in mare aperto non faccio il bagno. Hai paura che Netflix fallisca? Un sacco. Ieri qualcuno mi ha detto Netflix sta fallendo. E io ho detto... Hai paura che la gente scriva comunque argomenti fuori tema? In che occasione ti sei cagato più addosso? Beh, all'asilo una volta mi sono fatto la cacca addosso. La serie TV che ti ha fatto più paura? Nessuna, perché non guardo le serie TV che fanno paura. Mai Marò? Ma è vero che i sassi s'assomigliano? Benone così! Grazie per aver guardato questo video. Fate i bravi e non abbiate paura. O meglio, abbiatela e sfruttatela.